C'è un'emergenza all'interno del mio server. I ranghi più potenti, come i Dragon, sono stati imprigionati da un hacker. Ha creato un server segreto e li tiene bloccati senza una via d'uscita. Ma non posso restare a guardare. Mi infiltrerò, supererò ogni ostacolo e lo affronterò faccia a faccia per liberarli. Riuscirò quindi a salvarli e a ripristinare la pace nel server? E questo è il posto in cui ci sono questi giocatori che appunto stanno parlando con questo giocatore. Ragazzi, sembra invisibile, non so cos'è che stanno facendo, ma sono venuto qui ad investigare perché sta parlando con gli error, con i miei error della modalità. Ragazzi, qui parliamo di cose veramente importanti. Ora, quello che voglio fare è capire un attimino la situazione e soprattutto cos'è che gli sta scrivendo. Cos'è che gli ha detto? Vedo che siete Dragon, una roba del genere. Molto ricchi. Oh, quindi gli ha chiesto se sono dei giocatori ricchi e appunto perché gli ha detto che sono ricchi, perché hanno il rango Dragon. Ragazzi, nel mio server chi è il Dragon è ricco, quasi sicuramente. Da quanto tempo siete nel server? O comunque una roba del genere. Ora non riesco a leggere bene anche perché, almeno che io non prendo una pozione di invisibilità e mi posso avvicinare ancora di più, ma lì c'è la probabilità, ragazzi, che mi vedono per delle particelle. Posso fare una cosa, posso prendermi un enderpearl, andare sopra questo tetto, quindi piano piano in questo modo senza farmi vedere, quindi salire in questo modo, perfetto, e sicuramente qui posso vedere molto tempo. Gli ha chiesto da quanto tempo giocate con il server, gli hanno detto da tanto tempo. Bene, gli stato mandando qualcos'altro. Non ho capito perché sta puntando proprio Dragon, credo sia proprio per un fattore economico, perché subito gli ha chiesto se hanno i soldi. Va bene, va bene. Ho una proposta. Proposta? Di che tipo proposta? Entrate nel mio server privato? Giustamente questo ghost user Dragon gli ha detto per quale motivo? E beh, direi anche grazie al cavolo per quale motivo. Tu stai invitando i Dragon in un server privato? Aspetta, vediamo. Non ti interessa? Entra e basta, gli ha detto una cosa del genere. Ok, ok, stai calmo signor uomo zucca, che tra l'altro non ha nemmeno nei name tag, sta andando in invisibile per non farsi riconoscere. Vi state rendendo conto, ragazzi? Voglio vedere proprio cosa gli sta scrivendo questo ghost user, questo Dragon. Perché dovrei? Io gioco già in questo fantastico server. Bravo ghost user, bravo. Gli ha detto perché devi entrare? Giustamente gioco nel server MetaMC, il server di Marques. Non ha bisogno di entrare in un altro server. Vediamo però il signor Zucca, qui l'uomo Zucca, cosa gli risponde. Non è che mi sta molto simpatico, ragazzi. Tu vieni nel mio server, nella mia casa praticamente, a minacciare i miei Dragon. Dovete entrare o vi banno? Ma stai scherzando? Poteri di ban non ne hai, prima di tutto. Vediamo ghost user cos'è che gli va a rispondere. Ma in che senso, scusa? Esatto, lui non può bannare, non ha mica permessi di ban, ragazzi. È un giocatore normalissimo con una zucca in testa. Non sei mica un admin, giusto? Gli ha detto veramente non sei un admin, non puoi bannarmi. Questo uomo zucca non lo può assolutamente bannare, ma per nessun motivo. Fidati, vi posso bannare. Come fa a bannare? Come fa ad avere i permessi di ban? Li sta prendendo in giro, ragazzi. Li sta prendendo in giro per mettergli paura e per fargli capire a tutti i costi che devono entrare nel suo server. Ma fidatevi che li sta prendendo in giro, ve lo posso assicurare, ragazzi, perché è una cosa che non esiste. Non ci credo, mi spiace. Bravo, 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 bravo. Esatto, non ci devi credere, non entrare nel suo server. Oh, sta picchiando. Voglio vedere cosa gli sta scrivendo. Non cedere alle sue tentazioni, non cedere. Va bene, scusa, scusa, no. No, non mi dire che... No, 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 non dovete entrare. Sarei per fare la cavolata più grande della vostra... No, non fatelo. Dammi l'IP. Non ci credo, non ci credo. Come faccio a fermarli? Io perché non mi sto intromettendo? Oh, aspetta, gli ha scritto qualcosa. Aspetta, 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 che devo vedere cosa che gli ha scritto. Cosa che gli ha scritto? Te lo mando in MSG? Non ci posso credere, gli ha inviato l'IP e sono entrati tutti quanti nel suo server. No, ragazzi, no. Vi stavo dicendo, non potevo infiltrarmi o intromettermi per dirgli no. Non entrare, perché io voglio capire chi è questo uomo zucca. Se mi intromettevo per fermarli, credo che avrei solo peggiorato la situazione. Ma c'è solo un problema: ti rimando nei messaggi. Io come faccio a risalire ai messaggi privati? Ora l'obiettivo è uno: trovare l'IP di questo uomo zucca, che lo chiameremo così perché aveva una zucca in testa e non si poteva assolutamente vedere la name tag. Le cose sono due: o trovo l'IP tramite la console, ma io non ho accesso alla console perché ce l'ha l'altro owner. Quindi in questo caso potrebbe essere veramente un problema a non avere la console adesso in questo momento. O meglio ancora, potrei vedere se magari in questo villaggio dove appunto loro sono ci sono delle cose magari che qualcuno per sbaglio ha lasciato un cartello in giro. Ragazzi, obiettivo trovare l'IP, infiltrarci. Devo andare a salvare i miei Dragon, sono completamente usciti dalla modalità, non ci sono più e sono sicuramente adesso nel server di questo uomo zucca. Ragazzi, non è possibile una cosa del genere. Ok, obiettivo trovare l'IP, trovare l'IP a tutti i costi, trovare l'IP a tutti i costi. Ora vorrei solo capire dove poter trovare questo IP, per il semplice motivo che in questo villaggio mi sembra un villaggio abbandonato, esploso, dove veramente non ci sia nulla. Almeno che io posso vedere le home di tutti i giocatori, slash home, e posso andare a vedere. Eccole qui, eccole qui. Devo vedere la home, però il nome dell'uomo zucca non lo sappiamo. Però il nome di ghost user, quindi io posso vedere le home di ghost user tratto basso, anzi era tratto basso ghost, eccolo qui, ghost tratto basso user tratto basso. Quindi io posso fare slash home spazio ghost user, home non trovata, vuol dire che lui non aveva una home. Devo farlo con l'altro giocatore che si dovrebbe chiamare Focustre, se non mi sbaglio, perché quello che vedevo di fianco a ghost user, quindi l'altro Dragon. Ed eccoci qui, la home di Focustre.
focustre funziona. Siamo in questa home. Oh, c'è un cartello qui. Ottimo, entrata top secret. Oh, entrata top secret. Vabbè, non so chi ha scritto questo cartello. In ogni caso, la home di focustre mi porta qui. Ora, non so che home sia, ragazzi. Sembra tipo un villaggio, ma mi sembra comunque di averlo visto, se non mi sbaglio. Sì, io ho visto una specie di questo villaggio da qualche parte e non ne ho idea. In ogni caso, qua è mezzo griffato. Anche questa parte è praticamente griffata. Non c'è nemmeno il claim, perché io posso distruggere tutto. Mi sembra già di averla vista comunque una casa del genere, ragazzi. Una cosa del genere, io ricordo di averla vista da qualche parte. Ma in ogni caso, sto un attimo vedendo la situazione per capire se qui, magari nella home di questo focustre, ci può essere qualche indizio, come non ci potrebbe essere tranquillamente, ragazzi. Non si sa, non si sa. Abbiamo una casa lì con delle robe. Poi, se teoricamente io volo verso giù, abbiamo un'altra casettina. Però questa messa, se non mi sbaglio, non è climata. Ok, non è niente climato. Com'è possibile che non c'è nulla di climato in questo mondo? Cioè, veramente è tutto anclimato? Mi sembra troppo strano. Cioè, io posso rompere tutto, non è niente climato. Quindi, se io esco qui e rientro dentro, non c'è veramente nulla di climato. Cioè, tutti possono accedere in questo villaggio. Molto strana come cosa, ma in ogni caso, meglio così. Quindi possiamo esplorare per bene partendo da questa casettina per vedere se magari c'è qualcosa di nascosto. Qui mi sembra una casa tutta griffata. Oh, però c'è una parte che va giù praticamente. Sì, va giù. È tutta griffata. C'è stato un griffo. Che sono questi bundle? Perché ci sono bundle ROP pieni? Bundle appena comprati. Cioè, questi bundle sono bundle appena comprati. Appena li compri all'interno dello store, ti arriva questo bundle con appunto 6 chiavi horror, gemma del terrore per fare l'armatura horror, la chiave pet, la chiave fortuna, o meglio, 2 chiavi fortuna, 2 chiavi pet, 40 chiavi metacoin, 10 chiavi epiche e 6 chiavi special. Il problema è che, com'è possibile che siano nella base di focustre? Nemmeno che ho un'idea, ragazzi. Volete vedere che questo focustre aveva appena comprato questi bundle, li voleva aprire, ma è stato minacciato da questo uomo zucca che li ha minacciati di ban, dicendogli: ora tu entri nel mio server o altrimenti li banno. E quindi non ha potuto allo stesso tempo aprire questi bundle e li ha dovuti lasciare per forza qui, perché ragazzi, se no l'avrebbe bannato. A questo punto faccio una cosa: se io vado su Discord posso vedere gli ultimi pagamenti dei giocatori. E infatti focustre bundle horror ha comprato i bundle horror, ragazzi, e semplicemente non è riuscito ad aprirli. Allora tutto il mio ragionamento ha senso, è tutto sensato. Semplicemente lui ha comprato questi bundle, dopodiché è stato contattato da questo uomo zucca. L'uomo zucca lo ha minacciato, lui non ha potuto aprire questi bundle. Io faccio una cosa: vado a romperli e me li prendo io, perché qualcuno può venire qui e rubarli. Abbiamo 6 chiavi per ogni bundle, per 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ragazzi, vi state rendendo conto di quante chiavi in totale abbiamo? 6 chiavi horror, 3 terrore, per 2 chiavi pet, per 2 fortuna, per 40 metacoin. Moltiplicare tutto ciò per 6. In queste casse c'è qualcosa? Nulla di che, nulla di che, nulla di che. Un libro? Un libro? C'è un IP. Fermi, perché c'è un IP. Però aspetta, sto pensando, come c'è finito un IP in questo libro che è nella base di focustre? Non sto capendo, ragazzi. La situazione è veramente particolare. Però la mia idea è: com'è possibile che dentro questo libro c'è un IP? Ora voi lo starei vedendo censurato, perché non voglio mostrarlo per non avere poi problemi in futuro. Però ragazzi, è veramente strano che ci sia l'IP qui in questo libro. Possibile pure che in realtà non è collegato nulla, o almeno che questo uomo zucca, per minacciarli, si è tippato in questa base. E quindi ragazzi, molto probabilmente quello che è successo è che le è venuto a minacciare qui, dopodiché si sono teletrasportati, quindi cambiando zona. Non lo so, sto ipotizzando, ragazzi, una sorta di cosa che potrebbe essere successa veramente. Un cartello con scritto negozio. Oh, aspetta, 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 si sta collegando tutto. Ragazzi, vedete tutte queste case griffate? Tutte queste case che non c'è il claim? È un villaggio. È un villaggio senza claim. È rarissimo vederlo sul server, perché tutti mettono il claim per evitare di essere griffati. Cosa è successo? Questo uomo zucca è venuto qui, ha minacciato a loro di togliere il claim, perché se no con il claim lui non può griffare. Una volta che hanno tolto il claim, ha griffato completamente tutto l'uomo zucca. Li ha minacciati di tipparsi da lui, quindi di teletrasportarsi lontani da questa zona. E molto semplicemente, ragazzi, quello che è successo è che li ha ora invitati nel suo server. Quindi potrebbe essere così, come non potrebbe essere così, ma lo scopriremo solo andando a copiare. Quindi control C, copiato l'IP, devo solo uscire dal mio server Minecraft, entrare in incognito, perché non posso entrare con Marques, in questo IP e sperare che funziona. Quindi se io vado a fare esci dal server, come stai vedendo c'è l'IP ma è censurato. Ora faccio done. Perfetto, scendiamo giù. Non mi fa entrare, mi dice di utilizzare per forza la 1.21. Devo cambiare anche versione. Cambiamo versione e ragazzi, entriamo nel server. Abbiamo bisogno della 1.21. sono nella mia schermata del PC e vado a mettere aggiungi offline nel mio client, per poter appunto utilizzare un account offline, quindi un account SP. Sapete come vado a chiamarlo? Ho avuto un'idea geniale. Volevo chiamarlo Acherino, però è meglio cambiare nome, perché lui ho contattato solo i Dragon. Quindi sapete cosa? Io vado a chiamarlo proprio Dragonino. In questo caso, ragazzi, vado a mettere la sputa su Dragonino, vado ad avviare
abbia di Minecraft. Perché lui, ragazzi, molto semplicemente, contattando solo i dragon, io mi chiamerò Dragonino, potremmo avere anche la possibilità di catturare più la sua attenzione. Quindi non rimane altro che andare su multigiocatore, andare su ad server, inserire l'IP ed entrare nel server. Stiamo entrando? Oh, stiamo entrando? Oh, siamo dentro? Devo vedere prima di tutto chi abbiamo nel server. C'è un albero. Cos'è questa roba? Un albero tipo buttato a terra. Ci sono due giocatori qui. Mi sto nascondendo dietro queste foglie per non farmi vedere. Sono matto, dici. Eccovi. Oh mio Dio, ragazzi, ma ha un qualcosa di familiare questo HRMC Dragonino. Sono matto. 10 focustre cost user. Aspettate, Dragonino sono io, che a me ancora non mi ha nominato. Focustre ce l'avevamo su meta, ghost user ce l'avevamo su meta, che sono i due dragon. Dragonino sono io e abbiamo scoperto il nome della testa di Halloween, l'uomo zucca. Come si chiama? Si chiama Sono Matto 10. Sono Matto 10. Ok, ok, interessante. Bene, ora cosa che ha scritto? Eccovi, sporchi dragon, avete degli item utili, usateli per spaccare il cancello, muovetevi, entrate, le domande le faccio io. Quanto si crede superiore questo giocatore? Calmo un po', calmo un po'. Allora, nel mentre io cosa posso fare? Posso prendermi degli utensili? A me non mi sta calcolando, ragazzi. Sembra che veramente io non ci sono in questo caso. Meglio così, ragazzi. Veramente meglio così. In questo caso cosa posso fare? Posso direttamente prendere, farmi i primi utensili e spiarli per vedere cos'è che gli sta facendo fare, soprattutto cos'è che gli sta dicendo. Quindi facciamo un attimino i primi utensili in questo caso, così mi faccio direttamente subito un'ascia. Ora recuperiamo un attimo questa crafting table, perfetto. E voglio vedere cos'è che stanno facendo. Oh mio Dio, ragazzi, è tipo, ci sono tutte mura, tutte robe, non capisco, non capisco. Aspetta, però posso entrare qui? Perché sento un villager, sento un villager da queste parti. Non mi sta scrivendo più, quindi o sta utilizzando i cartelli o non ho la più pallida idea. C'è questo villager qui. Ora fammi vedere un attimo dall'alto. Oh mio Dio, dove sono loro però? Mi ha detto di entrare nei cancelli, ma dov'è che sono? Da ora in poi, cos'è che gli sta scrivendo? Va bene, in ogni caso io voglio piano piano girare. Io sono il capo, io sono il capo. Bene, ragazzi, sta prendendo controllo su di loro. Sapete perché? Volete sapere perché? Perché ora si crede forte che ha preso il potere dei dragon, che i dragon sono entrati all'interno del suo server. Vi state rendendo conto? Quando mi dà fastidio questa cosa, ragazzi, voi non avete idea. Ed ho il potere su di voi. Ghost user ha scritto, in che senso è il potere su di noi? Nel mentre io qui sto facendo uno slalom per poter uscire da qui. Però voglio vedere dove sono. Oh, c'è una cassa, dimmi che c'è qualcosa di importante, dimmi che... Non c'è nulla, non c'è nulla, va bene. C'è una casa qui, tra l'altro è tutto arredato, tutto carino. Vedete la mia tag? La tag hacker. Perché ho la tag hacker? Ora sono hacker, ma ce l'hai solo nella tab list. Va bene, in ogni caso, ragazzi, HRMC, HRMC.it è tutto collegato, quindi va bene. Alla name tag hacker. Ma come hai fatto? Che poi voglio capire perché questo ghost user ha il nome rosso. Ma vabbè, in ogni caso non è importante. Ora voglio vedere se qui c'è qualcosa di importante da poter prendere, ma non vedo nulla di così tanto importante. Proviamo ad entrare dentro queste case. Magari per sbaglio non ho lasciato qualcosa nelle casse, no, vero? Niente che... Ma caspita, è possibile che non c'è niente che hanno lasciato? Oh, ma che bella questa zona. Ora farò delle domande a cui siete obbligati a rispondere. Gli sta per chiedere. Va bene, intanto io mi prendo anche del cibo, perché sai com'è. Ma in ogni caso, lui non si è accorto che c'è un giocatore in più all'interno del server. È possibile che non si sia accorto di questa cosa, ragazzi? Fa molto ridere, ma allo stesso tempo riflettere. Quindi proviamo magari... Che c'è qui sotto? Perché c'è un portale dell'end. Va bene, proviamo a salire. È completamente bloccato. Abbiamo agghiacciato. Oh, un pollo. Posso prendermi del cibo? Posso prendermi del cibo? Prendiamo del cibo. Fantastico. Oh, avevo delle armature. Vabbè, meglio di niente, ragazzi. Meglio di niente. Recuperiamo anche un'armatura. Va bene. Ascoltatemi, non fare domande. Mio Dio, ragazzi, però mi sta dando veramente fastidio che lui sta trattando i miei dragon in questo modo. Si crede troppo superiore. Mamma mia, veramente mi dà troppo fastidio questa cosa quando una persona si crede superiore alle altre persone. Non ci posso credere. Non ci posso credere. È apparso in chat, ragazzi, che ho scavato la cobblestone. Non ci ho pensato agli avanzamenti. Non ci ho pensato. E adesso ho preso l'attenzione di tutti. Adesso ho preso l'attenzione di tutti. Avrei tutti il rank dragon su Meta MC. Lui sta facendo questa domanda, ma non si è accorto di me? Loro hanno risposto sì, sì, certo. Ma ovviamente li hai visti anche prima, ragazzi, che hanno il rank dragon. Che domanda stupida è? Dragonino? Da quanto sei nel server? Eccoci, lo sapevo. Ho fatto l'avanzamento che non dovevo fare. Lui non se n'era accorto. Ho fatto una cavolata enorme. Sono da poco in realtà. Recuperiamo carote. Carote, carote, carote. Ok, patate, tutto quanto mi serve per sopravvivere, ragazzi. Guarda qui quanti villager. Ma quanti villager ci sono? Ma chi cavolo ti ha dato l'IP? Ragazzi, cosa gli dico? Gli dico che l'ho trovato su MetaMC in un libro. È la verità. L'ho trovato su MetaMC in un libro. L'ho trovato su MetaMC in un libro che era in una casa senza claim. E in questa casa senza claim c'erano anche tantissimi bundle horror OP. Ma erano i miei bundle horror OP. E allora vedete che erano di ghost user. E allora vedete, ok, mi sto avvicinando a loro, mi sto avvicinando. Ah no, aspetta, sono lì. Guardate, sono tutti lì. E lui anche all'Apex Hacker. Oh mio Dio. Ghost user, stai zitto, parlo solo io. Dicevamo, vieni anche tu al centro del villaggio. Devo andare da loro? Ok, andiamo da loro. Spero che non mi banna, spero che non mi fa fuori, spero che non mi fa nulla di male. Fatti vedere, ok. Eccomi. Salve, salve a tutti quanti. Salve a tutti quanti. La situazione, ragazzi, non è piacevole. Dimmi pure, cosa dovrei fare? Io stavo solo sacco
saccheggiando un po' il villaggio. Oh, wow, wow, perché mi ha picchiato? Oh, piano, oh! È una spada netherite, io ho un'armatura in chain, che me ne faccio? Chi ha dato il permesso di saccheggiare il mio villaggio? Stavo solo vedendo, in realtà. Basta picchiarmi, devi fare solo quello che ti dico io. Ok, va bene, scusa, non lo farò più. Stiamo ai suoi ordini, ma non perché voglio, ma per vedere dove vuole arrivare lui. Ok, iniziamo con le domande. Prima domanda, voglio sapere quali sono i punti deboli del server. Ci deve essere un modo per fare un griff senza che l'anticheat intervenga? Sapete come farlo? Ragazzi, voi sapete come fare questa cosa? Io sono nuovo nel server, non ne ho idea. Focus ha scritto non lo so, Ghost User ha scritto no, e io ovviamente ho scritto non lo so, ragazzi, sono nuovo. E lui ha detto ok, ok, non si sta arrabbiando. Vediamo se continuo ad andare avanti con le domande. Però non capisco perché vuole griffare il server. Ci sta chiedendo informazioni a noi che siamo Dragon. Forse perché i Dragon hanno comunque più esperienza nel gioco, non ne ho idea. Vediamo un attimino. Seconda domanda, come posso rubare le risorse più costose del vostro store? Se qualcuno di voi prova a fare il furbo, ve la farò pagare cara. Cosa intendi per risorse più preziose dello store? Focus ha scritto non ne ho idea, però mi deve rispondere. Io gli riscrivo, cosa intendi per le risorse più preziose? Io voglio sapere cosa intende lui. Intende forse, credo, i bundle, infatti, ok, i VIP o le chiavi. Voglio sapere come rubarle. Non lo sappiamo, siamo dei Dragon, mica siamo degli admin o staff del server. Quindi in questo caso noi non sappiamo nulla, ed è vero. Io meglio, lo so come accedere allo store, ma di certo non lo vado a dire ad un giocatore come lui. Cioè lui sta minacciando per avere informazioni su MetaMC. La cosa che mi insospettisce è che lui risponde con ok. Vi farò un'ultima domanda adesso. È molto strano che non insiste, non va a fondo e dice solo vi farò un'ultima domanda. Ditemi come posso entrare nello store di MetaMC senza che nessuno se ne accorga. Dove nascondete le informazioni sui pagamenti? Ditemi la verità, o vi giuro che vi banno dal server. La verità, io non lo so. Anche io sto dicendo la verità. Dimmi la verità. Ci sta minacciando. Non può fare questo con i miei Dragon. Guardate lì, guardate lì. Non so nulla, giuro. Li sta ammazzando. Li sta ammazzando. No, 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 no. No, 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 non mi ammazzare a me. No, 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 per favore, per favore, per favore. No, 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 no. Ok, aspetta, 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 aspetta. Potrei sapere qualche informazione in più. Ci sto solo pensando, perché ho un'amicizia con lo staff. Allora, cosa vuoi sapere nello specifico? Voglio capire cosa che gli posso dire. Cosa che gli posso... Oh, Ghost User left game. Focus left game. Se vuoi posso far entrare uno staffer qui, fidati, possiamo corromperlo. Però in cambio voglio delle cose. Ti sto offrendo informazioni importanti. Perché mi sta ammazzando? Perché mi sta ammazzando? No, 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 no. Perché mi sta ammazzando? No, perché? Per quale motivo? Non osare prendere in giro il sottoscritto. Ti avevo solo fatto una proposta. Allora vuoi che lo faccio entrare, sì o no? Questo staffer? Non capisco per quale motivo mi devi ammazzare. Sto tornando quindi da lui perché... Perché ragazzi, cioè non capisco il motivo per cui lui mi ha ammazzato, cosa che gli stavo appunto parlando. Capite quanto è pazzo questo? Io intanto mi recupero le mie cose, tanto lui non le ha ancora recuperate. Ok, benissimo, mi sto recuperando tutto quanto quello che poi io tra l'altro avevo fatto. L'importante è che avrò delle informazioni riguardo lo store. Certo, le avrai. E ho avuto l'idea geniale, ragazzi. In realtà non farò entrare nessuno staffer, ma farò entrare il coach più forte di Minecraft Italia, Rips03, e lo farò ammazzare da lui. È veramente il migliore su Minecraft Italia e presto saranno disponibili anche le sue lezioni. Quindi sapete cosa farò? Gli dirò che sta per entrare, darò l'IP a Rips e lo faremo fuori. Adesso, senza perdere tempo. Cosa mi hai detto? In tal caso puoi entrare ma non aspettarti nulla in cambio. Ok, non mi aspetto nulla in cambio. Ma tu aspettati delle informazioni davvero importanti. Sì, 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 di sicuro. Quindi, posso dare l'IP a questo staffer? Certo, se no come pensi possa entrare? Sciocco! Ok, va bene. Gli do l'IP e lo faccio entrare subito. Ragazzi, vado a girare l'IP al coach e ora vedrò la cosa più goduriosa degli ultimi tempi. Ha trattato male i miei Dragon, i miei marchesini, e non si deve mai permettere. Quindi vado a girare l'IP a Rips. Io ho girato l'IP, io ho girato l'IP, dovrebbe entrare. Dovrebbe entrare, eccolo, Rips 03, join the game. Buona fortuna. Fallo fuori Rips, come fate ad avere l'armatura netherite? Ma come fate ad averla? Ma è possibile che l'armatura netherite? Lo sta facendo fuori, lo sta massacrando. E me lo godrò così questo combattimento. Qualcuno sta per morire o sbaglio? Oh oh, oh, grandissimo, hai fatto un ottimo lavoro. Bene, bene, bene Rips. Domanda, come hai fatto ad avere l'armatura? Tranquillo, come avete visto è durato 30 secondi, il giocatore è morto immediatamente. Già conoscevo questo server, tieni tutte queste TNT. Oh mio Dio.
Divertiti. Va bene. Va bene, Dips. E allora, ragazzi, adesso è arrivato anche il mio momento di far saltare tutto questo in aria. Bene, bene, bene. Sono usciti tutti dal server. E adesso, sapete cosa? Mi divertirò anche io abbastanza. Questo è quello che si merita. Questo è quello che succede a chi prova a truffare i miei dragon, i miei marchessini. Nessuno si deve mai azzardare a toccarli, ragazzi. Saranno super custoditi dal marchessone. E infatti, guardate cosa sta per succedere al mondo di questo giocatore. Arrivederci. Tutto quanto distrutto. Via, via, via. Tutto bene. Quel che finisce bene.